giunti alla quarta edizione di questo torneo Green Beach Volley che organizza la Commissione Pallavolo del CSI di Bologna. È un torneo che si svolge sul campo da beach in parte, sul campo del Green Volley, è una cosa, un'iniziativa particolare che facciamo soltanto noi a Bologna, molto apprezzato dalle squadre. Quest'anno abbiamo 24 squadre, 10 nel torneo femminile, 14 quello misto, ecco che cioè, si è conclusa un'azione delle semifinali. Questa sera facciamo le finali del torneo misto, domani sera faremo anche le finali del torneo femminile. E la partecipazione sia dei giocatori del campionato frequentano di solito i nostri campionati, ma anche di esterni che si iscrivono apposta per questo torneo, è sicuramente molto alta, l'evento è molto apprezzato. Di svolgimento, come dicevamo, abbastanza particolare perché tutte le squadre si sfidano in un set a beach volley, hai il meglio dei 21, e poi passano ai campi del green volley, questi del campo da calcio qui alla Pallavicini, gli impianti, l'impiantistica è molto adatta per questo torneo, sul quale poi si sfidano in due set a green volley e alla fine una classifica un po' particolare che assegna un punto per ogni set di green e due di beach volley, più un ulteriore alla partita, dà vita a formule e classifiche abbastanza variegate. E poi siamo arrivati questa sera ai playoff, diciamo alla parte eliminazione diretta, e quindi il set così decisivo è giocato sul green volley almeno di 25 punti, portandosi lo scarto del beach volley, e quindi è una cosa particolare ma anche molto divertente anche da vedere. Questo è la conclusione della nostra stagione sportiva, l'evento principale outdoor, ma tutta la stagione di pallavolo del Centro Sportivo Italiano di Bologna si svolge da ottobre fino a maggio con campionati di open misto, femminile, maschile, più tanti campionati giovanili delle categorie under 14, under 16, under 18 e under 22, con tornei e campionati che si svolgono in palestra nella provincia di Bologna, e le finali vengono svolte nel mese di maggio nei palazzetti della provincia, e cercano di coinvolgere
tantissime squadre, anche quelle diciamo non di vertice, cioè questa è una caratteristica che ci piace molto. Dal mese di settembre svolgeremo anche alcuni corsi allenatore, corso arbitri, corso segnapunti per favorire la formazione di tutta anche la classe arbitrale dei nostri campionati. In particolare l'appuntamento quindi è da settembre, inizio settembre, quando si apriranno le iscrizioni ai nostri campionati, e alla fine del mese di settembre la riunione con le società sportive per pianificare la prossima stagione pallavolo CSI 2012-2013. Che si è concluso da poco sul campo 2, quindi secondi classificati la squadra dei non giovani. La prima classificata vincitore al torneo misto Green Beach 2012, la squadra dei Monterey. Grazie.
Io farei un grosso applauso comunque da parte del Consiglio Provinciale alla Commissione Pallavolo, agli arbitri che hanno lavorato benissimo in queste serate e hanno avuto appunto 4 anni fa questa bellissima idea, speriamo di portarla avanti insieme a voi ancora per tanti anni. Grazie e buone premiazioni. Prima classificata, si aggiudica il 4º torneo del Green Beach Volley femminile, la squadra Sangria. La coppa alla mascotte Tommaso. Allora, ogni anno è una sorpresa, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, però è sempre bello partecipare perché è un torneo che ti consente di stare all'aria aperta, di giocare ed è una sana competizione, quindi ogni anno è bello farlo ed è bello vincerlo. Soprattutto perché alla fine facciamo sempre una cena con tutte le ragazze, quindi è bello poi condividere anche questo momento insieme. Salvo quando si torna.